hai fra tutti gli sport proprio lo snowboard? Pur essendo di Genova, con il mare sei finito sulla neve? Ma diciamo che la mia esperienza sulla neve è nata fin da piccolino, circa 3 anni, e da lì è stato un amore a prima vista, diciamo, perché da lì non ho mai più smesso di andare a sciare, fino ai 19 anni più o meno, che sono riuscito a trasformarlo più che in una passione, sia una passione che un lavoro, trasformando le gare a gare professionistiche, Coppa del Mondo e Olimpiadi, e così discorrendo. È la cosa più bella trasformare la propria passione nel proprio lavoro poi? Sì, assolutamente, ha richiesto tanti sacrifici, tanti impegni, però nonostante questo ne è valsa la pena assolutamente. Domanda difficilissima, che messaggio vuoi mandare, manderesti ai giovani che vogliono intraprendere un'attività sportiva a livello professionistico, quindi appunto come dicevi tu farla diventare proprio il loro lavoro alla fine? Diciamo che il fondamentale per trasformare la passione in un futuro lavoro, comunque portarla avanti, è sicuramente l'impegno e la dedizione che si ha nello sport che si pratica, perché è la base per portarla avanti. Alla fine tutti parlano di sacrifici, ma quando c'è la passione e uno si diverte a fare il proprio sport, il sacrificio poi passa in secondo piano. Sì, diciamo che il sacrificio è diciamo sottinteso, anche se è una passione, quindi non c'è sacrificio, però bisogna vederlo in un'ottica un po' più inquadrata.